Signore Ascolto, buonasera. Siete collegati in diretta con lo stadio Sant'Elia di Cagliari, dove sta per avere inizio la partita tra Cagliari e Inter, valido quale semifinale d'andata di Coppa UEFA. Grande attesa a Cagliari e in tutta la Sardegna per questa partita che segna un storico traguardo per il Cagliari. Per la prima volta la formazione isolana giunge alle semifinali di una Coppa Europea. Dentro Bergkamp, si gira l'olandese, ha avuto per un attimo la possibilità del tiro, cerca spazio, è costretto ad allargarsi da fuori ad Orlando, il cross, lo stacco di testa da parte di Fontolan e l'Inter è in vantaggio. Fontolan porta in vantaggio l'Inter dopo 6 minuti e mezzo di gioco. Il rinvio di Massimo Paganin, la palla a Napoli, largo su San. Gli si avvicina ancora Massimo Paganin, Allegri si gira ottimamente, segna il pareggio Oliveira. Velocissimo movimento di Oliveira che deffa la difesa dell'Inter e porta in parità il Cagliari. 11 minuti di gioco, Oliveira 1-1. Ancora Manicone in posizione di ala destra, varco per l'Inter, chiude però Pusceddu, converge Manicone, il tocco è per Sosa, la palla sul destro, il gol dell'Inter al 16esimo. L'Inter ritorna in vantaggio con gol di Ruben Sosa, tipica azione di contropiede. Napoli, il cross, il colpo di testa, la palla in gol, ha segnato Criniti, il nuovo entrato, 2-2, 36esimo del secondo tempo, 2-2, Criniti per il Cagliari. Lasciato colpevolmente incustodito a due passi da Zenga, Criniti, che vedete si è anche tolto la maglia. In angolo Antonio Paganin, grande prestazione di Oliveira. Scusami, ho al telefono microfono Ruben Sosa, autore di un gol e di una grande partita in una grande Inter. Sì, diciamo che Inter un po' in Coppa si trasforma un po', e stiamo andando in vantaggio, mi piace perché loro stanno giocando pure bene, speriamo continuare così e almeno finire due su 2-1. Attenzione, gol invece, gol da parte del Cagliari. Ruben, cosa cambia così a caso? E ha segnato Pancaro, il nuovo entrato, mosse vincenti di Giorgi, ha mandato in campo prima Criniti, poi Pancaro, e proprio i due nuovi entrati. 3-2, ecco il possesso di palla Criniti. Il fischio dell'arbitro che sanziona la vittoria per 3-2 del Cagliari, ora capita Bruno Giorgi, è un miracolo e un sogno, che cosa è stato? Sono stati i cambi della disperazione, sono andati bene i cambi e allora adesso gioiamo e facciamo gioire almeno per questa sera. Grazie Bruno.